storia di Vasta e Poggiardo si fa viva dinamica all'interno del grande scenario culturale del Parco dei Guerrieri. Il parco si sviluppa su 20 ettari che includono l'importante area archeologica attinente al retaggio messapico di quella che un tempo era conosciuta come Vasta. Il portale monumentale segna l'avvio del percorso storico nel passato di quest'antica città, che racchiude un lungo asse temporale che ha avuto inizio 6 secoli prima della nascita di Cristo. L'evoluzione delle strutture di fortificazione possono scorgersi presso il fondo Pizzinaghe. In alcuni tratti le imponenti mura raggiungono lo spessore di 8 metri, innalzate tra il IV e V secolo a.C. Si incontra la storia culturale della città di Vaste nei pressi di Fondo Melliche, nella parte nord dell'insediamento, dove una volta era possibile scorgere l'antica necropoli risalente al V secolo a.C. L'evoluzione di Vaste nel contesto imperiale romano e bizantino si evince visitando il Fondo Giuliano, dove emergono le evidenze di un antico impianto cimiteriale paleocristiano, conosciuto come il Martirium di Santo Stefano, sorto nei pressi di una chiesa che conserva nelle sue fondamenta lo sviluppo architettonico avuto dal V al X secolo. Sempre al protomartire cristiano è dedicata la caratteristica chiesa ipogea bizantina dei Santi Stefani, risalente con probabilità al X secolo. L'edificio, scavato nella roccia, presenta al suo interno un impianto a 3 navate. Le pareti custodiscono il prezioso patrimonio pittorico realizzato nello stile bizantino tra il X e il XIV secolo. Importanti sono le attività proposte dall'area culturale, dove i fruitori possono ammirare le abitazioni dell'epoca messapica, ricostruite grazie ai dati scientifici raccolti nell'ambito archeologico. Il prezioso patrimonio storico fa di Vaste una delle mete più ambite dagli studiosi e dai visitatori interessati alla conoscenza del retaggio antico salentino.